Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo, quando Giuda fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figliuoli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di oggi ci fa fare un salto all'indietro. Siamo in pieno tempo pasquale, ci saremmo aspettati una nuova apparizione del risorto ai suoi discepoli e invece la lettura ci riproietta durante l'ultima cena, quando Gesù con i suoi apostoli era nel cenacolo e precisamente nel momento in cui Giuda esce dal cenacolo e trova davanti a sé, intorno a sé, la notte. Giuda ha preferito il buio della notte e della morte alla luce del giorno e della vita che Gesù gli offriva. Giuda non ha accettato il volto nuovo di Dio che Gesù proponeva e non ha accettato nemmeno il volto nuovo dell'uomo che Gesù proponeva e per questo se n'è andato. Fra l'altro non se ne è semplicemente andato, ma è uscito dal cenacolo per andare a consegnare Gesù ai suoi nemici, per tradire Gesù e permettere in questo modo la realizzazione del progetto di salvezza per l'intera umanità. La condizione quindi per Gesù non era la migliore. Certamente egli viveva come un fallimento il non essere riuscito a penetrare il cuore di Giuda, il non essere riuscito a convincere Giuda della bontà della nuova rivelazione di Dio, della bontà della nuova rivelazione dell'uomo. Eppure nella mente di Gesù, nel cuore di Gesù, sulle labbra di Gesù non ci sono parole di rabbia, di risentimento, di attacco a Giuda che se n'era andato o ai discepoli che di lì a poco lo avrebbero tradito e abbandonato, rinnegato e abbandonato, ma ci sono parole d'amore. Gesù, durante questo discorso di addio che fa all'interno dell'ultima cena e che occupa ben 4 capitoli del Vangelo di Giovanni, ci presenta proprio il brand del cristianesimo, il brand, il marchio di origine controllata della nostra fede cristiana, della nostra religione cattolica, il brand di cui lui ha il copyright. E questo brand, questo marchio è proprio l'amore. Noi siamo abituati ai brand delle ditte commerciali, siamo abituati ai brand del mondo laico, se vediamo alcuni marchi immediatamente li riconosciamo, dalla M di McDonald's alla virgola orizzontale della Nike, alle 3 strisce dell'Adidas o al cuore di panna del gelato Algida. Tutti questi marchi immediatamente, senza parole, noi li riconosciamo. E anche dal punto di vista delle religioni, se vediamo una croce immediatamente pensiamo al cristianesimo, se vediamo una mezzaluna immediatamente pensiamo all'islamismo, se vediamo una stella a 6 punte immediatamente pensiamo all'ebraismo. E Gesù ci sta dicendo con il suo discorso di addio che effettivamente il nostro marchio è la croce, ma non in quanto strumento di tortura, non in quanto supplizio, non in quanto datrice di morte, ma in quanto espressione massima dell'amore. Amore che Gesù ci propone da vivere a nostra volta
amore che è la gloria di cui Gesù parla per ben 5 volte all'inizio del Vangelo che abbiamo ascoltato. È interessante che questo discorso sull'amore Gesù, dopo avercelo dimostrato fattivamente lavando i piedi agli apostoli, lo fa dopo che Giuda è uscito. Non perché Giuda avrebbe tradito, anche Pietro rinnegherà, anche i discepoli, come già detto, fuggiranno, ma in quanto Giuda era rimasto nel suo pensiero, non aveva nessuna intenzione di cambiare e quindi non avrebbe potuto comprendere questo testamento d'amore che Gesù ci stava lasciando. E il testamento, noi lo sappiamo, si legge sempre dopo la morte di colui che lo ha scritto. Così il nostro tempo pasquale diventa il tempo, diventa il momento in cui il testamento che Gesù ci ha lasciato durante l'ultima cena e sulla croce, noi non soltanto lo dobbiamo leggere, ma lo dobbiamo mettere in pratica. Gesù è morto ed è risorto, il nostro tempo è il tempo di vivere il testamento che ci ha lasciato. Ora, umanamente, la gloria è il successo, la gloria è il potere, la gloria è la ricchezza, nulla di tutto ciò era nella mente di Gesù e nel suo cuore. La gloria di cui lui ci parla, che nell'originale ebraico fa riferimento al peso, è ciò che davvero deve aver peso nella nostra vita, ciò che davvero deve contare nella nostra esistenza, ed è il peso dell'amore, l'importanza dell'amore, non il successo, l'avere il potere, ma il donare la propria vita. Questa è la gloria che il Padre darà a Gesù sulla croce, questa è la gloria che Gesù vuole che noi viviamo, che noi testimoniamo. Per questo motivo ci chiama figliuoli, anzi nel testo originale greco Gesù utilizza un termine vezzeggiativo, figliolini. Noi non siamo figli di Gesù, noi siamo figli di Dio, Gesù è nostro fratello, ma in Lui che è figlio anche noi siamo figli del Padre e come ogni figlio dobbiamo riproporre il volto genuino del Padre, il volto più vero del Padre che è amore e basta. Nel mondo siamo abituati all'amore condizionato, ti amo se fai il bravo, ti amo se ubbidisci, ti amo se sei amabile. Gesù dice ti amo e basta, ti amo punto. L'amore di Gesù è senza condizione, rivolto ovunque, sempre, comunque a tutti, anzi a ciascuno di noi. E Gesù ci propone un amore non come quello del Vecchio Testamento, che ha come punto di riferimento noi stessi. Amate il vostro prossimo come amate voi stessi, diceva il libro del Levitico, ma diceva anche la sapienza antica, da Confucio fino a Seneca. Ma amatevi come io vi ho amati. Questo è il comandamento nuovo di Gesù. Non è un nuovo comandamento, cioè un undicesimo comandamento che si aggiunge ai 10 che già conosciamo. Non è una nuova regola, la 614esima, oltre le 613 che gli ebrei conoscevano, ma è un comandamento nuovo, un comandamento che rinnova, proprio perché il punto di riferimento è Gesù. Come Gesù ci ha amati, quel come fa la differenza, quel come che significa dal momento che io vi ho amato, voi dovete amarvi gli uni gli altri, nello stesso modo in cui io vi ho amato, voi dovete amarvi gli uni gli altri. Ed è interessante e bello notare che Gesù non ci dice di amarci quanto ci ha amato Lui, perché questo ci sarebbe impossibile, ma come, nella modalità, con lo stile con cui Lui ci ha amato, che è appunto lo stile e la modalità dell'amore gratuito, dell'amore totale, dell'amore senza condizioni, con cui Dio ha amato Gesù e con cui Gesù ha amato ciascuno di noi.
Questo è il marchio che ci farà riconoscere. Del resto, già nella Gerusalemme della prima comunità, la gente diceva: guardate quanto si amano, parlando degli apostoli e dei primi cristiani. Così dovrebbe essere e dovrà essere anche per ciascuno di noi, cari fratelli e care sorelle. Perché il mondo ci possa riconoscere, noi dobbiamo amarci. E il complimento più bello che il mondo ci potrà fare sarà: guardate come si amano. In questo modo avremo realizzato il testamento che Gesù ci ha lasciato. In questo modo saremo creature nuove, uomini nuovi, donne nuove, che possono annunciare e testimoniare in modo credibile il comandamento nuovo dell'amore che Gesù ci ha lasciato. E questo è anche il motivo per cui la buona novella vi raggiunge davanti a un tabernacolo. Lì Gesù ci ha mostrato l'amore portato fino al compimento massimo, portato fino al dono di sé. Vi ho detto tutto, vi ho dato tutto, vi do anche il mio corpo, prendete e mangiate. Sia così per ciascuno di noi.